L'assessorato al welfare di Regione Lombardia ha dato le linee guida per accompagnare il paziente oncologico chirurgico garantendo una presa in carico totale. La SST di Cremona ha aderito a questa innovazione che prevede la programmazione di tutto ciò che serve al paziente nel suo percorso di cura, come visite, esami e controlli. Al fianco del paziente un team di medici coinvolti. L'esperienza è decollata ad aprile per la neurochirurgia, la chirurgia generale e la senologia di Cremona. Con settembre tocca urologia e chirurgia generale Olio Po e ad ottobre i reparti di ginecologia e otorino laringoiatria. La Moratti ha espresso parole di soddisfazione per l'abbattimento delle liste d'attesa già conseguito. La terza sfida che mi ero proposta di affrontare era quella relativa alle liste d'attesa. Purtroppo Regione Lombardia pre-Covid ci attestava in una posizione piuttosto arretrata, quindi non da Lombardia. Per i ricoveri chirurgici oncologici eravamo al 60% di rispetto dei tempi target, quindi davvero molto bassi. L'ospedale di Cremona, secondo quanto dichiarato, è passato dal 2019 ai primi mesi del 2022 dal 60 al 90% di rispetto delle tempistiche, un netto miglioramento. L'accompagnamento dei pazienti sarà possibile con le case di comunità e la telemedicina. Semplificare la vita ai nostri pazienti, soprattutto ai pazienti che hanno subito ricoveri e diciamo interventi chirurgici oncologici, che quindi ovviamente possono avere, come dire, una fragilità e una, magari anche una difficoltà nel dover rincorrere le prenotazioni. Con la modalità della prenotazione già fatta dall'ospedale sicuramente si semplifica la vita dei nostri pazienti e quindi andiamo verso quella sanità che nei diversi ambiti cerca davvero di prendersi cura della persona e non solo della malattia. Oggi è stata inoltre presentata anche la nuova colonna chirurgica laparoscopica.